Sì, egli sapeva che cos'era, ma come tante cose che si sanno, qui non si dà mai tanta importanza. E poi che poteva importare mai a Ciaula che in cielo ci fosse la luna. Ora soltanto, così sbucato di notte dal ventre della terra, egli la scopriva. Ed estatico, cadde a sedere sul suo carico, davanti alla buca. Eccola là! C'era la luna, la luna. E Ciaula si mise a piangere, senza saperlo, senza volerlo, per il gran conforto e la grande dolcezza che sentiva nell'averla scoperta così, là, mentre ella saliva per il cielo, la luna, col suo ampio velo di luce, ignara dei monti, dei piani, delle valli che rischiarava, e ignara anche di lui, che adesso però, per la sua presenza, non aveva più paura. Né si sentiva più stanco nella notte ora piena del suo stupore. Entre noi io se fa pupo io, pupo lei, pupo tutti. Santo Dio, dovrebbe bastare. Dovrebbe bastare, dico io, essere nate pupi così per volontà divina. No, signora, no, ognuno poi si fa pupo per conto suo, quel pupo che può essere o che si crede di essere. E allora cominciano le liti, già, signora mia, perché ognuno di noi magari non è contento del proprio pupo. Ognuno di noi magari non è contento della parte che gli viene assegnata. Ognuno di noi magari ponendoselo davanti il proprio pupo magari gli sputerebbe in faccia, ma dagli altri no. No, dagli altri lo vuole rispettato. Ecco, signora, mi perdoni, in questo momento qua lei è moglie, non è vero? Ecco, si vede dal modo come lo dice che non è contenta, pur non di meno come moglie, dico lei lo vuole portato il suo rispetto, ecco, vede, è così ognuno. Ora, signora, mi perdoni, ma lei veda col suo marito, Cavaliere Fiorica, potrebbe vivere nella pace degli angeli, se lo conoscesse soltanto come un buon amico. La guerra, signora mia, la guerra è fra i due pupi, il pupo marito e la pupa moglie, dentro casa, magari si vanno con le dita negli occhi, si strappano i capelli appena fuori, però appena fuori si mettono a braccetto. Corda civile lei, corda civile lui, corda civile tutto il pubblico che come le vede passare, che si inginocchia di qua, che si inchina di là, scappellate. Cose, riverenze e i due pupi godono, tronfi d'orgoglio e di soddisfazione. Questa è la vita, caro signor Fifì, questa. Tenere alto il proprio pupo, conservare il rispetto della gente di modo che tutti gli fanno tanto del cappello. La pazza, gente è pazza, io non sconosco tutto per conto suo. Ora dico soprattutto, dovendo vivere in mezzo alla gente ci serve la corda civile. Giusto, per cui essa sta qua in mezzo alla fronte, ci mangeremmo, sa? Ci mangeremmo tutte quante come tante cani arrabbiati. Ecco, signora, vede, io per modo d'esempio mi mangerei a suo fratello Fifì, ma non si può, non si può. E allora, signora, e allora che faccio? Che faccio? Do qua prima una gelatina alla corda seria per pensare, riflettere, dare le mie ragioni, dire in quattro e quattr'otto le cose come stanno senza tante storie, che se poi non mi riesce, signora, che faccio? Sferro la corda pazza, perdo la vista degli occhi e non so più quello che faccio. Ora lei, signora, in questo momento qua, per affari suoi, io non voglio sapere. Non voglio sapere, ma deve avere girato bene bene dentro di sé o la corda seria o la corda pazza, che la fanno dentro come un brontolio di 100 calabroni. Intanto vorrebbe parlare con me con la corda civile, che ne segue, signora, ne segue che le parole che le escono di bocca sono sì della corda civile, ma escono fuori tutte stonate. Diretta a me, signora, la chiuda.